Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul canale, benvenuti a questo nuovo video. Oggi parliamo di kayak fishing. Nel dettaglio vi mostro come applicare il nastro adesivo sotto il vostro scafo, sotto il vostro kayak, per proteggerlo nel tempo da graffi, scalfiture. Io ho usato il Gorilla Tape, ma ne esistono tanti diversi modelli che differiscono, ecco, per qualità, per prezzo. Vi ricordo inoltre che sullo shop Amazon è già disponibile il manuale, la guida dedicata al kayak fishing, in cui trovate tanti altri suggerimenti in merito ai kayak e anche alle tecniche di pesca. L'acquisto di questo manuale è l'unico modo per supportare il canale e anche questo progetto. Partiamo insieme dopo la sigla. Andiamo. La prima cosa che dobbiamo fare è ovviamente prendere il nostro kayak e rigirarlo. Esistono vari metodi, questo che vi mostro è uno dei tanti che possiamo usare. Lo step successivo è ovviamente quello di lavare per bene, sgrassare il fondo del nostro kayak e asciugarlo il meglio possibile. Andando ancora avanti, prendiamo il nostro nastro adesivo. Vi ricordo, io ho utilizzato il Gorilla Tape, ma ne esistono di tanti diversi modelli che differiscono ovviamente per prezzo, per qualità. Questo è quello che io ho utilizzato, ho testato e mi sento di consigliare a tutti voi. Facciamo sempre attenzione a evitare degli spigoli, per cui ecco, arrotondiamo il nastro adesivo facendo un piccolo taglio con le forbici all'estremità del nastro che andremo a posare. Molto importante è anche evitare le grinze, dipende ovviamente dalla zona in cui noi andremo a stendere il nastro adesivo e soprattutto nei punti più arrotondati, più affusolati, il consiglio che vi do è quello di magari tagliare delle zone e poi usare una doppiatura nei punti critici, facendo magari due o tre strati separati, uniti, ecco, da una piccola sovrapposizione. Il nastro adesivo, oltre ad essere utilizzato nella punta del kayak, quindi alla prua, possiamo utilizzarlo anche in altre zone che vanno a contatto con il fondo, con il terreno, con la sabbia, con i ciottoli dove poggeremo il nostro kayak.
Successivamente all'utilizzo, dopo diversi mesi che io ho posato il nastro sotto al kayak, è normale che ci siano delle parti che cominciano a scollarsi, anche perché quando più utilizziamo il kayak, quando più siamo in pesca, più l'acqua potrebbe iniziare a deteriorare questo nastro, soprattutto se andiamo in facciamo delle uscite in mare. Quindi è sempre consigliato, una volta tornati a casa, di lavare e ripulire per bene tutta la zona, ecco, dove abbiamo posato il nastro. Tuttavia possono capitare delle zone in cui inizia a scollarsi il nastro. Il mio consiglio è quello di rimediare subito applicando delle pezze per andare a rinforzare quelle zone, evitare che si deteriori totalmente. Quello che può succedere è che sotto alcuni scafi, soprattutto se non abbiamo effettuato una buona pulizia, una buona sgrassatura, il nastro non tende ad attaccare correttamente, quindi fate attenzione alla tipologia di nastro che usate e soprattutto ad applicarlo su una zona ben pulita e omogenea. Grazie a tutti per la visione di questo video, spero sia stato di vostro interesse, se così fosse lasciate un like. Ricordo nuovamente che sullo shop Amazon c'è già il manuale, la guida dedicata al kayak fishing, che vi lascio in descrizione tramite il link. L'acquisto di questo manuale è l'unico modo per supportare il canale Planet Spin e soprattutto questo progetto. Grazie ancora a tutti per la visione di questo video, non dimenticatevi di iscrivervi al canale per supportare il canale e per restare aggiornati con i prossimi inserimenti. Per il momento è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Come sempre, un saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Ciao ragazzi!